Pronti? Ah, allora ci siamo. Allora, novità. La novità è questa. Ho ricevuto una chiamata adesso da Leonora che dice, non so se voi l'avete vista, è andata da Barbara oggi pomeriggio, ha fatto un collegamento e quindi mi ha detto, Rita, senti, va bene 10 minuti e un quarto d'ora di ritardo? Cioè, come se stessimo aspettando il treno o la corriera, che devo dire, scusate, aspettate un attimo. E quindi niente, quindi mi sono collegata per dirvi che, vabbè, staremo insieme, chiacchieriamo un pochino e aspettiamo che arrivi Eleonora. E quindi dobbiamo, mi raccomando, se la vedete, oh, la vedete, adesso è prestissimo, sono le 7 e 2 minuti. Mi ha detto 7 e un quarto, allora io ho detto no, 7 e un quarto è troppo tardi. E allora dice, allora provo 7 e 10, va bene. E quindi niente, quindi adesso siamo qua. E niente, travagliatissima questa diretta con Eleonora, è troppo simpatico, guarda. Allora, prima abbiamo avuto il colpo della strega, domenica, poi adesso abbiamo avuto un ritardo, vediamo. Insomma, vediamo se ce la facciamo. Io penso di sì, dai. Allora, come state? Stressatissime, volete vedere le mie unghie? Disastrose, cioè una cosa impossibile, non sono mai stata così senza smalto, con le unghie corte, con le cose. No, allora passiamo a qualcosa di più interessante. Avanti, faccio vedere i miei stivali metallizzati. Tiè, belli, vestitino per l'occasione. E siamo qua un po' a chiacchierare, dai. Come state? Vediamo un po' che cosa mi scrivete. Famosi occhiali della ceccata. Vai. Allora, ecco Eleonora, fai bene a chiamarla, guarda Eleonora. Grazie, grazie di tante cose, tanti saluti, Cozzolino. E alle 16 vediamo qua che cosa c'è scritto. Ciao Rita, grazie di tutti i complimenti, siete carini, ciao. Ecco la Rusic del cuore. Lele, guarda quanti amici, Martina. Uffe, tanti 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 Francesco. Francesco vorrebbe invitarmi a cena, però è il momento migliore, guarda, per invitare a cena a distanza. Non si può andare da nessuna parte, tutto chiuso, meraviglioso. Sempre al top, grazie, bellissimo. Se volete scrivere qualche domanda intanto che aspettiamo Eleonora che arrivi. Rita salva la diretta, sì, la voglio salvare se riesco. Hai visto? Oggi sono riuscita ad andare, sono veramente imbranata, devo diventare più brava, mi devo sforzare, dai. Tanti saluti dalla Calabria, uffi, che bello, quando potremo andare in Calabria? Serrasara. E allora, quando Eleonora mi ha fatto morire dalla D'Urso, io non sono riuscita a vederla, e quindi me la vedrò dopo, dopo la nostra diretta, me la guardo. È simpatica, troppo simpatica. Ma quando ti sposi? Io? Quando trovo un marito? Per adesso? Non lo so, sono viziata perché si sta bene da soli anche. Cioè, non mi piace stare sola, però non mi piace neanche, non lo so, con quello che ho patito. Ti passa anche la voglia di sposarti perché poi dici, ma non lo so, poi dici se poi iniziano i problemi. Allora vi racconto una cosa che fa ridere. Mia figlia quando era piccola aveva 4 anni, no? Allora le piacevano moltissimo le favole. Allora diceva, allora la favola e la principessa, il principe, questo. E poi dice, e vissero felici e contenti. E lei un giorno mi disse, mamma, lo sai perché le favole finiscono sempre così? E vissero felici e contenti? Dico no, amore, dimmelo tu. Perché dopo cominciano i problemi, dopo, capito? A 4 anni, una piccola nanettina così, dopo iniziano i problemi. Aveva già capito tutto, infatti, ancora non è sposata. Comunque, vediamo, vediamo. Allora, vediamo un po'. Posso essere tuo marito, Rita, Roberto? Roberto, ma come è successo così? Per lettera diventiamo mariti, per messaggi, come si fa? Dai. Te esce una tetta, veramente? Vabbè, a male che vada non casca. Scusa, che gli può fare? Può uscire, ma non cade. La storia di Crizia e Paolo. Vedi, Crizia e Paolo. Crizia e Paolo ne hanno combinate di tutti i colori e adesso continueranno a combinarne di tutti i colori, perché chiaramente
Guarda adesso con questa, ma chi poteva mai immaginare che il nostro grande fratello durasse, non lo so, mesi e mesi e mesi? Adesso chissà quando, speriamo che i primi di maggio ci sbloccano un pochettino, che possiamo un po' muoverci, però non lo so se immediatamente potremo cambiare regione. Io penso che magari ci potremo muovere all'interno delle nostre città, oppure della nostra cittadina, oppure all'interno della nostra regione. Non sono sicura, si potrà andare lontano, non lo so. Solo per ragione di lavoro si può andare, però appunto non so. Quindi Clizia e Paolo dovranno aspettare ancora un pochino. Certo che è una storia particolare la loro, io penso unica, perché cioè, tutto questo aspettare, tutto questo desiderio, tutto, cioè, si crea talmente tanta tensione, no? Che poi alla fine quando ti vedi, rimani lì così, che vorresti fare talmente tante cose che non sai niente. Ti metti lì, ti guardi, secondo me si guarderanno e si metteranno a ridere, perché, cioè, sono troppe le cose che si vorranno dire, che vorranno fare. Troppe. È una situazione assurda, assurda per tutti. Vediamo se la nostra Eleonora si metterà in contatto con noi. Qualcuno ha scritto: Clizia si resterà incinta subito. Speriamo non subito, dai, almeno. Tanti saluti da Reggio Calabria, ma questa Calabria così passionale. C'è anche Fernanda, dolce Fernanda. Fernanda, abbiamo la diretta domani, alle 6, una roba tutta la 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 la, proprio brasiliana. Come mi piacerebbe parlare portoghese, adoro il portoghese. Allora, non sai come mi chiamano? Mica mi chiamano Rita. Fernanda, ciao Rita. Allora, ciao Rita, che non dicono la RR. Che cara Fernanda, hai finito di fare ginnastica, Fernanda? Stavo guardando la diretta con Licia, stavano lì a sfacchinare, mamma mia. La dovrò fare anch'io forse, perché ho pubblicato quei video con gli addominali, con questi esercizi che faccio io, però non tutti li hanno, non è facile capirli così immediatamente vedendo un video. E quindi magari, ecco Ele, c'è Eleonora? Eleonora, dove sei? Fammi vedere. C'è Eleonora. Rita Rosici del Cuore. Vediamo Eleonora dov'è. Eccola. Eccola. Go live with Eleonora. Waiting for Eleonora. Giorgi, official. Vediamo. Dovrebbe. Benissimo. Ok. Eccola! Ciao, ciao a Eleonora! tutti. Guarda, mi metto gli occhiali così Il stiamo mio meglio. onore te li sei messi, vero? Non so perché sono così No, è bassi. perché sennò da lontano così non leggo niente. Ah, ok, io invece gli occhiali ce li ho fissi e tu lo sai, sono la Ma mia. perché? Non ti puoi mettere le lenti? Prendi, No, adesso ti spiego, devo prendere un cuscino, non mi metto le prendi. lenti perché mi si seccano gli occhi e Ah, che dà poi fastidio. mi si espellono in TV mentre parlo. Non No. solo, ma c'è un trucco, c'è una cosa. Adesso ve la faccio vedere a tutti. Faccela Se io mi vedere, levo dai. gli occhiali, ho gli occhi più piccoli e ho queste rughe qui. Allora ho Ma fatto che tagliare gli occhiali su misura. Sono cos'è? tagliati per andare in quella ruga. E vedi che No, fanno gli occhi più sei grandi. un genio, sei Più un grandi. genio, sei un genio. È Allora, così. stavo dicendo che Ciao questo Rita. nostro. Ciao cara. Allora, stavo dicendo che questo nostro incontro, questa nostra diretta è praticamente come un parto, perché Beh, domenica è il colpo della strega, oggi c'era Barbara, hanno scritto, leggevo prima, no, ti ho che sei fatto un stata molto casino, divertente, sei stata molto ma come al divertente. solito fantozzi. Che hai combinato? Cioè, perché Dimmelo Paolo mi subito. doveva fare un'assistenza tecnica, Ecco. invece ha fatto partire la cosa e se n'è andata. C'è Ciao. stato un errore nella produzione e al momento dei videoclip che mi doveva mandava Barbara, mi è partito Boris Johnson col telegiornale. No! Un po' ho aspettato, poi la Danimarca, l'Austria, dico, ma non può essere che Barbara manda No, è troppo queste clip per lungo. ridere. Allora ho detto, oddio, panico, ignorando di essere in onda, Paolo, e non sapevo dov'era, per cui era in giardino, per No. cui ho urlato come una pa. Adesso mi dicono, mi hanno telefonato 2000 che mi dicono che mi mettono nei mostri.
No, Speriamo hanno di no. detto che se per quello ho letto che sei stata No, ma lì, no, io spero per attentissima. Barbara, mi dispiace per lei, perché ho un tale Ma rispetto del perché? professionismo e perché lo Vabbè, sa. ma sarà contenta, queste cose capitano Te lo purtroppo. ricorderai che sono perfettina, ti ricordi? Oh, sì, pure io sono perfettina. Ciao, Amore, ciao perfettina. come siamo sui set noi? Perfetto, Rompi coglioni, scusa la parola, perfetto, la perfetto. professionalità, Sì, prima di tutto. perché E si è quindi, abituati così, hai capito? sembra il Io cinema, un'improvvisazione, cinema, sì, io ma cinema, invece... che faccio una gaffe così nella trasmissione di Barbara, ma che vergogna, vabbè, insomma, se ho fatto ridere Vabbè, però Fantozzi, ok, ti Fantozzi mi posso dire una diverte. cosa, in questo momento la gente e anche noi stesse abbiamo voglia di ridere, di sdrammatizzare, cioè, di alleggerirci un po', perché è talmente pesante, no? Anche perché... Io te lo dico, adesso stiamo contando i giorni che mancano Sì, 13, mi sembra. E ti anch'io giuro, è la sono... prima volta. Io mi sono chiusa a casa l'11 marzo, Rita, non sono mai Mamma uscita, mia. solo una volta dal medico per delle analisi che devo fare, una volta. Basta. Capisci? Non ce la faccio più. Prima No. Barbara ha mandato in onda una clip dei medici e infermiere che ballavano. Ho Sì. detto, oddio, ho voglia di odio ballare, ho voglia di Ah, ballare. certo. Cioè, abbiamo Io ho veramente voglia di voglia. ballare, oggi ci pensavo, voglia di ballare e ho voglia di mare. Di vedere il mare, di vedere Io invece, l'acqua, lo so, io invece la Val Gardena, la anche montagna. se c'è un mare dove mi piacerebbe essere, ma non ci Dove? potrò essere a lungo perché, Dove? in quella Scala dei Turchi, in quella caletta Ah, che bianca della nostra amica bello! Lei è la nostra Clizia, Clizia, esatto, la Clizietta. nostra amata Clizia. Mia mucchiera, la mia mucchiera, era un Lo mucchiere so, Marituzzo. ecco, mettiamo così, magari si vede un po' meglio. Cosa ci dicono? No, non c'è Clizia. E quindi mi piacerebbe quel tipo di posto lì dove lei Mamma mia, posta che questi video bello, che meravigliosi. bello. Però Sì. tu lo Sì, capisci anche che dove non c'è nessuno, cioè molto anche se sarà solitari, una bellissimo. gioia andarli a trovare, dovrà essere dopo un bel po', perché forse Mamma. hanno il diritto di stare un po' per conto loro, Paolo e Clizia, quando Chiaro. si Allora mi hanno vedranno. chiesto prima, mi hanno chiesto mentre aspettavo, che cosa faranno? Allora, secondo me, questo fatto di stare così tanto tempo lontani, ti carichi di talmente tante cose, voglio fare questo, voglio dirle questo, voglio questo, voglio questo, alla fine quando si trovano siamo esausti, esausti, che dice troppe cose dobbiamo fare. Rilassiamoci un attimo. Esatto, no, ma il Guarda. carico di aspettative, certo, però ti voglio dire una cosa, tutti aspettiamo l'unlockdown, tutti abbiamo voglia di riprenderci la nostra vita, che per carità è meravigliosa, però non è così meraviglioso come sapere che quando riprendi la vita c'è un'avventura affettiva, Ah, che emozionale, bello. che ti aspetta con una persona che Ah, vuoi ti vedere. interrompo. Tu, quando sarà finita questa quarantena, hai qualche cosa di meraviglioso, un incontro, un E appuntamento? non ti sento più. Hai Io. quando finirà No, questa quarantena, mi senti? Sì. Hai un appuntamento, un incontro, lasciato lì così un po' sospeso. Ce l'hai o Mi sa che ce l'hai tu, perché io ho l'appuntamento a scuola con gli allievi, hai capito? Oh, Ho detto, sì, è oh. bellissimo, ma non è esatto. E glielo dico sempre a Paolo e Clizia. Lo capisco, vi capisco, è una tortura, però pensate che bello avere qualcosa Bello. da aspettare. Sì. Ma Rita, ti ricordi quanto è bello quando uno è innamorato? Ma che stai scherzando? Cioè, Allora quando c'è una non mia vedi amica l'ora di vedere di vedere qualcuno? qualcuno, c'è una mia amica che ad un certo punto, lei poverina sposata, e si innamora follemente di un ragazzo giovane che praticamente aveva l'età del figlio. Allora dice, vabbè, io non posso essere così deficiente, eccetera. Allora prende appuntamento con lo psichiatra. Va dal professor Morelli e va lì e dice, guardi dottore, lei deve fare qualcosa perché io sono proprio impazzita, lei non sa, ma io piango, ma io soffro, ma io questo ragazzo, ma io lo vorrei vedere, ma io... Il professore la guardava così, dice, mi vergogno di dirle queste cose. Sai cosa ha detto il professore? Il professore ha detto, ma beata lei, ma lei è una donna fortunata. Allora ha detto, dottore, come fortunata? Allora dice, ma lei prova, sente, piange, evviva, capisce? Io non sento questo da parecchio tempo. Io che cosa darei, cosa pagherei per sentire questo? Così le ha detto il professore. Ma Ma vada a guarda che. Esatto. casa, ha detto, non mi fa pena per niente. Sì, viva questa cosa, faccia quello che vuole, Rita, ma pianga, sai che rida. mi è successo in una storia lunga e un po' devastata qua e là, ma di una potenza?
con Andrea De Carlo, così se ci fosse lo Ecco. saluto. Io ero, proprio andavo a fare analisi, era già anni, e a un certo punto, in un momento proprio di sfogo e tutto, lui mi ha guardato così e mi ha detto: ma lei non ha capito quanto è fortunata? Dico, prego. Ma lei non lo sa che soffrire così è una cosa meravigliosa, che qui mi si siedono davanti persone che non hanno amato mai e che non gli è capitato di innamorarsi mai. Lei è molto fortunata a soffrire. E Forse in fondo forse aveva ragione, aveva perché ragione, perché l'amore adesso è voglio. una delle cose più Oh, belle che figurati. ci sono. È Sì, chiaro, è sì. chiaro. Ma adesso ho scoperto che avrai un nuovo allievo a scuola. Paolo. Io Vedi? Paolo vorrei Paolo, ha convertirlo detto che vuole sotto ora. fare anche l'attore. Sai che io i miei ragazzi li faccio lavorare. Io parto da Natalia Ginzburg e da un testo teatrale brevissimo, che vita è una cosa strepitosa, che chiunque di noi attrici lo faresti subito, solo che dura 25 minuti, il teatro è solo un atto e si chiama Wow. dialogo. Sono una coppia al risveglio, una cosa strepitosa, difficile, ma come dico ai miei Adesso allievi, quindi le cose difficili sono quelle più facili. Quindi voglio che che studi la bello. memoria, perché voglio fare una prova con lui. E quindi deve fare quello, così Eh sì. vabbè, Clizia nel frattempo lo studierà, così almeno possono ripeterla insieme, ripassarla, capito? Beh, guarda che Clizia e Paolo, tu sei una produttrice, hanno un Sì. potenziale, hanno un grande Sì, allora potenziale. senti questo, mi hanno scritto e mi hanno mandato addirittura il soggetto per Sapore di Mare 3. Ma le sa che gliel'ha dato pure a me, eh? Hai capito? Allora io gli ho scritto, ho detto ragazzi, allora si può scrivere una storia, ma non si può scrivere il seguito di una storia che è già esistita, perché ci sono dei diritti che hanno i produttori, sono dei diritti che hanno gli autori che si sono inventati questa storia. Allora, o si va a cercare questi signori e si chiedono i diritti e si comprano i diritti e poi su quello si lavora, altrimenti bisogna inventarsi per forza una storia nuova che abbia quel sapore, però che non abbia niente a che vedere con il seguito di quella. Beh, sì, anche se in fondo, se io e Massimo 3 anni dopo ci fossimo lasciati di folle amore e io avessi avuto Clizia autonoma e Massimo avesse avuto Paolo e andiamo in sala per caso a Forte dei Marmi e io e lui ci rincontriamo e siamo con i nostri due Tac. figli. Tac! Bello. Eh? È Eh sì, carino! no, bello, funziona. Certo che funziona. Non Ma è ancora il tempo di queste cose, io non lo so più lo so, hai produttivamente. visto? Allora, ti dico una cosa, le commedie sono molto cambiate e soprattutto hai visto nel cinema americano c'è stato questo grande cambiamento, perché una volta le commedie erano la cosa più forte, ti ricordi Pretty Woman, tutto questo genere di film, Certo, anche la eccetera. commedia romantica, Ufficiale Ma Gentiluomo. soprattutto la commedia romantica, When Harry Met Sally, come si chiama, tutti quelli con Cameron Diaz che erano molto divertenti, Come The eravamo Mask. Barbara Streisand, Robert Redford, Però grande adesso classico. lo sai perché credo che non vadano più e non si producono così, si producono pochissime commedie, perché la gente non ci crede più, non ci crede più, forse Ma sarà dici, quello, ma tu che ne dici. so, non credono più a quelle storie lì, non Ma credono più a quelle storie lì. gli americani ogni anno ne sfornano ancora Ma qualcuna, la suocera, la poche. nuora. Ma Sì, sì, ma ma già, poi, guarda, la ma suocera Nora aspetta, qui già hanno stiamo, tanti adesso anni. facciamo impazzire loro, dobbiamo leggere, perché se no ci Sì. mettiamo a parlare di cinema. Sì. Tesoro, il problema è che il veicolo cinema è diventato proprio veicolo di grande spettacolarità, non è più il vettore delle storie, è Io così. ci credo, vedi, Fernanda dice che lei ci crede, anch'io ci credo, a me piacerebbe vedere le commedie, adoro. Poi Fernanda, figurati se non crede alla storia d'amore, la storia d'amore è bellissima. Bellissima, cara. Fernanda è una pantera. Ah, dice che c'è Clizia. Ciao Clizia. Clizia! Clizia, Sì, eccola. adesso Vediamo un sì. po'. Vai, parlare con Clizia che chiudo la Adesso finestra. sì, la gente vuole di nuovo. Ciao. È vero, vogliamo tutti credere ancora. Cioè, vogliamo le storie d'amore, dai, vogliamo innamorarci, vogliamo vederle anche nei film, vogliamo divertirci così. E vedi, anche Fernando ha detto adoro, adoro, ma certo, adoriamo, Rita, sì. come fai a essere così in primo piano? Stai così, attaccata al Sto un video? po' appiccicata. Ah, ecco, allora mi ci metto un Forse po' devo andare un po' più anch'io. indietro, No, e mi devo perché non riesco? rilassare. Mi sono messa No, tre faccio così per cuscini, leggere. essendo piccolissima. Adesso vi Paolo è racconto una cosa. sparito, Stavo scrivo, no? girando Grand Hotel Excelsior, era l'82, e io avevo la scena con Celentano, ed era un film con Verdone, Montesano, Vatantuono e Celentano. Io ero l'unica, si può dire, donna, per cui mi sentivo molto gratificata da tutto ciò. Certo. E vedo arrivare in una pausa di un ciak una bionda alta 2 volte me, ahimè, 2 volte,
con uno stacco di gambe con la sua minigonnina turchese che non dimenticherò mai, aveva i sandalini bassi, uno stacco di gambe che arrivava alla mia testa, bionda una criniera e un grande sorriso, ho detto, e adesso questa chi Ma è? chi è? Che vuole? Ma che E vuole? Invece da questa? lì è cominciato tutto e poi sì, in fondo non ci siamo mai Piero, scusa, approfondite, con ma ci siamo Piero. sempre voluto bene. Eric, il tuo Vittorio, Cecchigori al braccio. Oddio, devo dire che anche lui non faceva una gran figura come me accanto a te perché eri il doppio di noi, però comunque. E questo c'è da dire perché lui ti portava in giro come un trofeo, tutto orgoglioso e tenerissimo. Ma tu lo sovrastavi, era incredibile, lo Aveva sovrastavi. già, avevo messo anche i sandali bassi. Bassi, ricordo i tuoi sandali, avevano un piccolo tacco, un rocchetto piccolo piccolo e due stringhettine. E Ricordo tutto, via. il vestito turchese, erano due pezzi, tutto stretto con le ruche, molto Sì, ma allora carino. senti questa. Allora io ho raccontato invece, no, quando è stato domenica che ci dovevamo, ti ricordi, fare la diretta. Allora io ho raccontato il nostro incontro, però visto da me, ragazza di provincia di 20 anni, figurati. Mai stata su un set, arrivo su un set, tutti questi attori Sì, importanti, poi c'era il cose che. massimo, in quel momento era il Allora top dice, ma italiano. Eleonora, Eleonora, dove Eleonora si parla, sarà creativa, Eleonora, mica come adesso, cioè veramente. Allora ad un certo punto si vede arrivare un'alfetta blindata, diciamo, che blindata, un'alfetta pazzesca, tutti i vetri scuri, mi senti? Ad un certo punto. Esce un ragazzo, pantaloni di pelle e giacca di pelle bianchi, capelli fino qui, fa il giro dell'alfetta, apre la porta, esce Eleonora. Sacco di gamba bionda, sembrava una pantera bionda con gli occhi grandi così azzurri. Una Cara, cosa fa. Esce lei tutti così svenuti, capito? cara, che Che sei. ridere, guarda. Senti, lo voglio citare lui in giacca di pelle e tutto perché è stato il mio Ma fedele. dimmi, ma era No, e lui meraviglioso! si chiamava Dino e non c'è più, per cui gli mandiamo un bacino. Oh, Era un mitico, è bacio! stato con me in tutte le manifestazioni, con Elton John a San Vincent, Di non che sai, stupendo. cos'era? Dimmi che cos'era Non sempre in meraviglioso! bianco, non sempre in bianco, Con i talvolta in capelli nero, lunghi fino lunghi, qui, e poi no? è la pistola, che pistola aveva? E certo, la pistola, ma è vestito di pelle bianca. Io sono rimasta, io dico, ma io non ho mai visto Ma queste io non cose, ma potevo neanche a Los vietare, mia... ma Angeles! non potevo dire a lui come si doveva vestire, accoglievo queste sue scelte talvolta, però è Però era stato... Però un ragazzo simpatico. meraviglioso, per cui è una mancanza enorme, anche per la sua famiglia. Mi va di mandargli bacini ai E figli poi ti e alla moglie. racconterò un'altra cosa. Allora, ad un certo punto, chiaramente erano stati tutti due uomini, hai citato prima tu, tutti questi grandi Certo, attori, Verdone, eccetera, mi eccetera. ricordo. Verdone, Abbad Antuono, cioè, poi vabbè, c'era da riderci. Montesano. Montesano, la cena, tutti quanti lì così, a scherzare, a ridere così. Allora, ad un certo punto, i registi dicono, alt, Eleonora, ti prego, vai a dormire perché domani mattina giriamo prestissimo. Tu no, non è giusto. E no, io per prima e tutto. Beh, ma allora non gira, tu domani mattina giri per prima. E no, ma allora non è giusto, io non ci voglio andare. Allora dice, vabbè, allora viene anche lei. Io ho detto, ma io mi volevo cenare. Ma veramente? Non Via! sai versare. Te lo giuro. Dice, Ma no, ti ho ma allora portato. viene anche lei perché non è giusto che allora solo io vado via. Io ho detto, vabbè, ma io non devo girare. Dice, no, dai, vieni con me, perché allora va da solo, non è neanche giusto. Ma è venuto così da ridere, tu ricordi. Guarda, me lo Io. ricordo E così sempre, mi ti ho faccio delle mandato, risate. ti ho Certo, spedito a letto. siamo salite insieme in questo albergo di Ma Stresa, povera e Rita. così, terzo Magari piano, e certo, tu la tua stanza a sinistra. inconsapevolmente ho portato via l'altra bionda, ma guarda che non l'ho fatto certo per cattiveria, No, non ho mai queste ma malizie. che? Tu non Però avevi. No. inconsciamente, forse, chissà. E Tu sei andata a destra, la camera tua era a destra, dopo tu sei l'ascensore, tornata giù. sì, la mia da una parte, la tua da una parte. No, non avevo il coraggio di scendere perché ho detto se poi Eleonora sta si incazza. Tesoro, ma che E no, tesoro, perché sai ma cosa abbiamo scusami. detto? No, perché io non volevo andare, mi hanno detto vai, vai, domani mattina devi girare, qua ci salta la giornata. E io mi sentivo responsabile. Dico, Carina, ma come allora stavo in camera così ma seduta sul letto? non Dico, dovevi vabbè. girare anche tu l'indomani? No,
No, perché io Ah, lo non ero prevista, io ero venuta lì so, sul ti set. eri così Poi è bella, ti stato hanno così, infilata una nella cosa, mi hanno fatto scena. fare una passeggiata Sì, però ti mentre ricordi che è Adriano. stata montata tutta con il Sì, sincopato, carina, però ero molto. venuta così sul set a vedere come amica di Vittorio, ma non come Poi tu devi una che doveva sapere fare che sei l'attrice. stata in qualche modo il cupido poi per il quale oggi esiste Paolo Chavarro. Perché? 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 Perché io ho fatto No. con suo padre Sapore di mare, Eh certo. due, nel settembre dell'83. Altre storie, altre cose, io ero presa in un altro momento della mia vita. Fatto sta che passano moltissimi mesi e tu mi inviti al Festival di Sanremo con Vittorio a casa tua. E lì, No. lì c'è Chavarro che dopo Sì, che Sapore abbiamo di fatto una mare festa, io facevo tante di queste era una feste, festa, no? anzi diciamolo ai ragazzi, una festa strepitosa con cibo e alcol. Io mi ricordo il prosecco, io quella sera mi continuavo a bere il prosecco e a un certo punto il capo in Chavarro, dico Vittorio, e da lì gli ho dato il mio numero. Lui ha aspettato un mese e mezzo a chiamarmi, però sei Hai stata al cupido. capito, si è Sì, fatto. aspetta, ripeto. Allora, no, io non sapevo questa cosa qui. Esatto, a casa tua. Noi senza neanche scambiarci È gravissima i questa numeri. cosa, lo sai perché? Lo sai perché è gravissima? Perché allora No. pure per Plizia e Paolo è così. Perché Cioè? allora Paolo gli ho detto, guarda, io ho guardato bene chi entra nella casa. Per me, a parte io non conoscevo Plizia, No, è quindi, come però ho gli detto, hai guarda. detto la stessa cosa mia. Io le ho detto, guarda, lei mi è troppo Hai simpatica, fatto è Cupido. allegra, simpatica, eccetera. Ho detto, secondo me, tu legherai con lei. Sai, lui non è il mio tipo, perché si è Esatto. intimidito che io gli ho detto una cosa del No, genere. ma uguale. Senti, no, Tre non giorni è il prima mio di tipo. entrare io gliel'avevo detto, gli avevo detto, guarda, di tutti i concorrenti, a parte quelli che sono miei amici, tu, Barbara, tutti gli altri, Fabio, Cucuzza, ma Sì. io gli ho detto, secondo me tu avrai una grande amicizia con un personaggio che non conosco, ma che mi ha vivamente impressionata in un'intervista nella quale l'ho vista, una persona che vedendola nell'intervista ho pensato che potrebbe essere mia amica. E quindi, siccome io e te di certe cose ci somigliamo, vedrai che ti piacerà. Lui ha guardato il sito Instagram e ha detto: No, mamma, ma fa moda, ma figurati. Ah, certo, e infatti, Capito? tac, che c'è Capito cascato. com'è? Tac, Vedi, che c'è vedi, cascato. vedi che abbiamo i destini incrociati, nel senso che io sono sempre nel mezzo ai vostri destini. Bello, Sì, a questo che ti dico, certo, bello, bello, anche in questa bellissimo. occasione è pazzesco. Per cui adesso devo finire io nel tuo destino, in qualche modo. No, o se no devi ritornare a casa mia, devo organizzare una cenetta e Sì, chissà che cosa nasce di tesoro, nuovo. ti prego, ci dobbiamo vedere. Io te l'ho detto, quando ci Sì. siamo ritrovate, ti ho detto, io voglio che diventiamo amiche. Perché Certo. non tutte le donne, io sono più grande di te, però non tutte nella Vabbè, non nostra siamo. reciproca età hanno il vissuto che abbiamo noi. Tu No, sei un'altra donna certo. importante che ha avuto una vita enorme. Chi ha avuto la vita enorme stenta poi a potersi veramente rapportare con persone che magari hanno, e non so come dirti, delle volte non sei capito. Quindi, secondo Beh, me, quello sì, quello sì, tu però. e io abbiamo una serie di affinità, di esperienze Sì, è che vero, è vero. ci possono unire, capito? Anche nella Chiaro, chiaro, semplicità di chiaro, mangiarci una chiaro, cena chiaro. e di fare quattro chiacchiere o di Appena ci vedere toglie un film. Ti questa quarantena, prego, meno no, sì, non 13 o vedo l'ora, meno non 12, vedo. meno 12, domani sarà meno 12. Comunque, la prima volta che t'ho visto e t'ho conosciuto e t'ho visto è stato con Celentano e Vittorio al Matriciano. Me l'hai detto questa cosa? Che io non me la ricordo. Perché tu Adriano venivi da era non so con voi, dove, ma io con chi vestita ero? pazzesca, tu vestivi sempre in una maniera incredibile, sì, Sì, incredibile, ma eri dai. arrivata con questi pantaloni tutti fasciati, una camicia tutta Ah, aperta sì. così, i capelli biondi lunghissimi, Kenzo, tutta così, Shanto, tutta Ungurosa, allegra, Fuzzi, sti coi bourguignon. simpatica, allegra, eccetera, eccetera. Mi ricordo tu come un fulmine, sai, un turbine che entra e poi sei andata perché avevi, non so, avevi delle altre cose da fare, però eri passata a salutare. Per Due, quello forse non te lo ricordi. C'era Adriano. Perché tu hai fatto film con Adriano, Mani di no? velluto e Grand Hotel Certo. Excelsior. E E Mani di certo. velluto ero incinta di Andrea, che è il figlio grande, ed è stato quello Vedi? proprio Mani di velluto tutto a due. Quindi invece in Chiaro. Grand Hotel erano più o meno Sì. cinque persone, Tanti quattro, ma attori. E infatti io quindi penso che ci siamo visti prima di o quando usciva Grand Hotel Excelsior o prima di girare Grand Hotel Excelsior. sì, io non lo so del matriciano, non mi ricordo, poi sono venuta a trovarti a Sabaudia.
Che Oramai bello, eri Savà. Quanto mamma. mi piacerebbe andare a Savaldia. Esatto. Guarda che se Sì. quest'estate non aprono i confini, varrebbe la pena pensare in molti, perché sarà carissima di affittare una villa, perché... ma in molti, perché In vedrai molti, perché altrimenti è come si impossibile. approfitteranno, ma figurati, se Sì, non sì. aprono i confini della regione quest'estate sarà invasa, Certo, no? certo. Penso. Ti posso fare una domanda che non c'entra niente con quello di cui stiamo parlando adesso? Allora, tu hai fatto il GF, no? Sì. Allora, delle persone con le quali cioè, sei stata con tante persone all'interno della casa, è rimasto qualcuno, Allora, amico o amica? con Ivan Cattaneo, Sì. si è creata una sorta di fratellanza, per cui in qualsiasi momento, anche se non ci sentiamo da 3 mesi, se alziamo il telefono parliamo con assoluta confidenza. Però Bello. non ci sentiamo spessissimo, però c'è Sì, però. Però proprio una siete amici. Siete confidenza, amici. cioè siamo confidenti, parliamo come siamo. Poi devo dire che io sono stata un po' sfortunata rispetto a te, non certo per la qualità umana dei personaggi e dei concorrenti, ma un po' per l'età media, se vuoi, perché erano così abbastanza eterogenei, cioè la stessa tipologia, abbastanza la stessa cosa, molto fisici, molto allenamenti, pallavolo e training e fitness. Io non riuscivo mai a parlare di nulla, vi ho invidiati. Vi ho invidiati, cioè Questa volta avevate perché noi si chiacchierava. capito. Poi c'era Lori che era deliziosa, un po' però così. Poi con la Marchesa, stupidamente una conflittualità che invece non c'è perché lei è una donna simpaticissima e io con lei, ma lì ci hanno messo perché c'era un po' Sì, loro strategia. Io sono molto boccona, certo. a Roma si dice boccona, sono Sì, ingenua perché non faccio calcoli, quindi non mi rendevo conto quando ero dentro i calcoli. Poi a un certo punto Lori lanciò tutta una teoria, io dissi: ma sei pazza? Invece aveva perfettamente ragione. Stavano ti facendo rendi una cosa conto? di gruppo per mandare tutti via i vecchi, figurati i vecchi. Vabbè, però è E sempre rimane. così un po', Poi, insomma, due o tre li ricordo con affetto: Francesco, Stefano, un po' le Donatella, ma insomma, per il infatti, resto. però insomma Mentre ti dico, tu non... invece, secondo me, hai ceclizia. Sì, Clizio abbiamo legato tanto, sì, anche con Licia, anche con Fernanda, anche con Barbara, Barbara è anche con... stata anche interessante averla. Io trovavo, io Sì, era adoravo molto quando interessante, molto c'eravate interessante. tu, Barbara, Aristide, Fabio, era un gruppo di persone Sì, pensanti e parlanti, era molto piacevole vedervi, capito? no, 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 molto simpatico. Molto, no, dipende dai momenti della giornata, no? Ma io sono rimasta amica con tante persone, anche con Ivan, ad esempio, che poi era, ecco, tutto fisico così, però... Ad esempio, un ragazzo molto intelligente, molto simpatico, allegro. Allora, quello mi Ah, piace di lui. quell'Ivan lì che è stato Sì, poco. Ah, era lo spagnolo, molto dici? carino, Ah, molto ecco. simpatico, molto energetico, poi buono, proprio buono di cuore, bravo ragazzo, eccetera. Montovoli ha esordito con me nel cinema. Ma carino, capito? Cosa ti ha fa cosa ha fatto con Sì. te? Scusa, ma ti Cosa? voglio sposare. Ah, ecco. Scusa, ma ti voglio sposare con Rita, Moccia. ma quanti anni è? Quanti film hai prodotto? Allora, guarda, io penso di aver firmato proprio Rita col mio nome 80 film, Ah. però penso di averne prodotti almeno 150. Ma veramente? Certo, perché Avete lavorato così perché tanto in così quegli anni? tanto? Sì, tantissimo. Pensa che, allora ti dico una cosa, che io ho lavorato per 10 anni nella società prima di poter firmare un film. E il primo film che ho firmato era quello di Zeffirelli, e ad un certo punto, quando partono i titoli di testa, si vede Executive Producer Rita Rusici. Che bello! Si è sentito un urlo. No, era mio suocero, era incazzato come una iena che aveva messo il mio nome. Che bello! Poi ci hai avuto No, tutta perché loro volevano che quell'epopea io Los Angeles. lavorassi, ma non gli piaceva che ci fosse anche il nome, perché ormai lavoravo da 10 anni, dice questa qui non, ormai non firmerà più, Bello, invece bello, poi io mi sono invece. rotta le balle dopo un po', capisci? Certo, Sì, hai poi abbiamo fatto fatto anche bene. Los Angeles, sì, no, me ne No, sono ma ti tanto ricorda stancata. anche in quel periodo di epopea a Los Angeles, proprio epopea, siete diventati Sì, enormi a un certo punto, deve essere enormi, stato enormi, anche enormi. stressante, Sai perché la quanti film dimensione distribuivamo in un familiare. anno?
Sai quanti film distribuiamo in un anno? 60. Quindi vuol dire 60 campagne, 60 manifesti, 60 trailer per la No, ma televisione, poi con una 60 prime. conduzione di artigianato artistico, quindi fatto Una ancora in cosa famiglia, di una fatica. controllando tutto, e certo, Sì, che sì, era, sì, e che è sì. anche la grande cosa di noi italiani, Sì. nell'imprenditoria, questo fare le cose in famiglia Che e controllare bello. tutto, essere dentro tutte le cose. Ma Sì. vogliamo leggere loro? Paolo sta facendo Allora. aperitivo, secondo me. Una Sì, vera e eh? propria reunion, sì. No, lo leggo Sì, quello che che dico. bello. Sì, Ci siamo vogliamo tutti dimenticati qua. di tutti, siamo ricordati Ivan ha solo di fatto un noi. botto con Vi il Paolo. amo! Cristiana ci dice che ci ama, Beh, molto io ti bene. prego, ci fate un saluto, Antonio ma come? Zechila, yes! Ciao No! Zechila, Antonio! sei un mito! Zechilone, un mito! Dobbiamo fare una Fai diretta, entrare tua Zechila! mamma! Ci dobbiamo fare un sacco di risate, che simpatico! Siamo due ballerini, Zechila, abbiamo fatto sempre coppia, eh! Eravate stupendi, Rita, ma che Stupendi! schianto eri tu al Grande Fratello? Io devo dire una cosa, quest'anno, a No! parte la bellezza di Clizia, la bellezza di tutte voi, ma questa Vabbè, cosa di Paola, tutto bello bello. The Body, tu e Adriana, devo dire, eravate in go, 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 Uffi! go, go. Poi c'era Paola Di Benedetto e c'era il mio nipotone che ha 30 Bella. anni, che fa finta che non guarda la TV, sta sempre con la PlayStation e tutto, ogni tanto passava e fa: chi è questa? C'era Paola Chi Di è Benedetto. questo? Cioè, finta io Chi è questa? mi E devo dico, sedere dice, tonda. oh, meno male che non sto al Grande Fratello, se no sarei stato sempre in imbarazzo. Sì, però il Pensa che peccato. vuol dire! Hai Sì, capito? certo. Il problema è certo. Il problema era che lei era molto innamorata, cioè il problema, bello per lei, e quindi Sì. chiaramente lei era molto innamorata, poi Dice c'era, Adriana? beh, Adriana era sposata, per cui, Paola. ok, Paola molto innamorata, il suo Eri, tu fidanzato, eri una eccetera. Poi tigre c'era reale, eri, tu eri tigre reale. Denver diceva che era molto innamorato della fidanzata, non l'abbiamo mai vista questa fidanzata, magari adesso la rivedrà, non lo so, magari sarà incazzata subito per le dichiarazioni di Elisa, quindi non lo so. Non ti so dire, però anche lui, insomma, lui era occupato. Poi allora, coso, Ivan pure era mezzo così. Michele Cucuzza era, cioè, alla compagna, e quindi, ok, occupato. C'erano tutti occupati, Infatti hanno fatto un cast così. E infatti gli tutti unici occupati. liberi Quindi è erano Paolo e Clizia. difficile. Gli Paolo incastri e erano di. Clizia e forse Sara, chissà, Asia, quelle ragazze che sono entrate dopo. Tutti, ma lo stesso Antonio era innamorato, Sì, poi soffriva si è rivelato. Ma Antonio adesso c'è, per la sua Antonio, io ti fidanzata, devo dire, mamma, per la sua Marina. con quel cartonato. Perdo la testa e la adoro, me la devi salutare. Sì, Io la sì, capisco, sì, mi sì, farò sì, sì, anch'io sì. un cartonato di Paolo, vedrai che finirà La così. mamma e la Mi sorella in farò il cartonato di vivo. Paolo, te lo Baci immagini? alla mamma e alla sorella di Zechila. Troppo Sì, simpatiche, sì, sì. troppo simpatiche. L'ho viste nello studio a Roma. Bello, sì, che loro andavano lì a vederlo, capito? Allora, leggiamo altre cose, vediamo, dai, A perché Sara gli chiaramente. piaceva Paolo. Non posso. Beh, chi Ah, non mamma mi piaceva? saluta, salutala anche tu, sì, Antonio. Ah, Paul salutala, sì. Clegg, Ma amor vabbè, belli. Cucuzza, mica No, il non cartonato lei. no, anche Ivan era Reba. libero. Però è andato via Oh. fuori. Ivan è uscito subito, Forse anche quella poi Elisa era libera, ma anche ad lei è Asia uscita piaceva subito. Paolo un po', ma Paolo era già occupato, si era già innamorato. Saluti alla mamma. Crizia e Paolo erano già così, c'erano Però pochi. non c'era un pretendente adeguato a te, secondo me, perché No, se no, Zechila beh, come. dice Aristide era free, freeze, No, no ma freeze, Aristide ha free. detto l'altra sera che in tutta la vita ha baciato 10 donne, avrebbe avuto paura di te, Aristide. Sei una donna, Chiaro, ma te avrei lo avuto ripeto, paura anch'io di eri lui. tigre reale, che è un famoso, fra l'altro, quadro austriaco dell'epoca di fine secolo. E tu eri tigre reale perché avevi questo corpo pazzesco, Rita, ma anche il tuo modo di muoverti. Eri felina, ti Ma io giuro mi che guardo veramente, sembravo è Gobba. stato un grande fratello Sembravo Gobba. di Io vedo donne certe scene e dico, ma conturbanti. così stavo? E poi, No. sai cosa ho sbagliato? Ho sbagliato tutta la valigia. Mi dovevo portare tutti i Perché? vestitini leggeri, tutte cose estive, No, tutte eri così cose. bella, eri rock, un po' graffiante, adoravo stivaletti, cose. Io Oh, trovo, no, sì. detesto quella Ma cosa c'avevo mutandina di caldo. cotone, vestitino floreale, no.
Io ti adoro Oh, così, Pantera, tu con quei ascolta. leggings, Eva Canteri. Guarda come mi sono messa oggi per te, guarda. Vai, Allora, guarda la wow, la vedi? cintura, È tac, bella, tac, bella. e no, ma guarda questo, lo stivale argento, un altro Ma sei boccaccio. meravigliosa, sai cos'è, Rita? Vai un po' indietro perché così ti vediamo tutti. Cioè, ti puoi sedere su quel tavolo, così vediamo. Ah. Che bella che sei! Lo stivale è stupendo, non lo Vedi? vediamo, però guarda che Allora, dipinto. guarda, guarda cosa c'ho qui. Allora, guarda cosa c'ho qui. Amore, Ma aspetta, guarda che guarda, pancina. giro la finale, giro il coso. Uffi. No, non posso girare. Aspetta, Ti vieni qui. prego, facciamoli fidanzare, Sì, la mia eccola. piccola Nina. Lui stava Io facendo voglio. compagnia. Lui è il cane Nina, gatto e guarda. stava sul Allora, davanzale. io vorrei che si fidanzassero. Ma Nina, Eccolo, allora ti dico Obito. subito, Obito Nina e Nina? è una baciona. Nina è Sì. una baciona. Sì, lei è una baciona. Sì, a me piacciono i cagnoloni. Eh sì, io l'ho fidanzato. Lo voglio, vedi che bello, guardalo, è bellissimo Nina, a me piace, è un maschione Adesso la metto bellissimo, giù eh perché è troppo pesante. È sì, perché poi la pesantissimo, Nina, stiamo sui guarda, cuscini, troppo. la Nina è tutta bianca con la testa nera, vedi? Cara, quanti Oh, anni ha Nina? se. Non te lo possiamo dire, non le Tanti. piace che si dice l'età, è Ma vero tanti. Ninina, posso dire quanti anni hai? Uffe, ce n'ha Cara. 12. Ah, pochi. La mia è arrivata a 17 ed è rimasta una ragazza fino a 17. I Sì, Jack lei è una Russell sono pazza, eh? eccezionali, sì. Sì, lei è una pazza Non scatenata, gioca sembra con per la palla. niente No, 12. Non sembra per è un niente. amore, ma non sa. Ecco, adesso ha preso la pallina che si è eccitata, capito? Ha visto un maschione bellissimo lì. Amore, abbiamo trovato un fidanzato. Guarda, si è messa sul divano con la pallina. Guarda se riesce a vederla. Guardala. La Cara, vedi? sì. Adesso vieni, dai, dai, su. Su, 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 Che eccolo, è arrivato bello! anche lui, è saltato. Mamma mia, ma quanto è bello con quell'occhietto, con quella macchia Saltato in così. grembo. Senti, un giorno mi voglio Infatti fare si un chiama trucco con Obito un con occhio per. così come lui. Sarà bellissimo. Poi però può Che essere. do. Bisogna Ma farlo però di un colore, perché se lo fai nero sembra che hai un occhio no, pesto. nero no, ma scusa, come si chiama? Come si chiama? Si chiama Obito, che è un personaggio con un occhio Obito. magico nei manga giapponesi. Che E siccome questo bello. cane è in coproprietà col mio nipotone, lui Sì. è il figlio della mia mitica, della mitologica, è figlio della figlia della mia. Sì. E con quest'occhio gli diede il nome lui, Nina. e si chiama Obito, che gli esperti di manga riconosceranno che è un personaggio che ha un occhio magico, quindi Che per bello. questo. E invece E dolce, Nina quanti è anni uno ha dei miei lui? preferiti femminili. Obito ce n'ha sette. Sì. Bello, Sette. giovane. Ma alla Nina le piacciono quelli giovani. Eh sì. E anche muscolosetti. Eh Lo sì. sai che alla mia Giacchina non gli sono mai piaciuti i canetti maschi, a Ah lei no? piacevano solo i Rottweiler maschi. Io avevo No. le mani nei capelli, lei vedeva i Rottweiler, Si diventa scappava, pazza. poi senti che mignotta arrivava, io terrorizzata, lei li guardava e si buttava pancia in su e si faceva No. leccare Lo dal grosso so. Lo so. cane nero, io terrorizzata, molossoide con quei denti. E lei piccola piccola era pocket, furbetta, gli Invece lei piacevano. aveva un fidanzato a Miami, Gli un piacevano fidanzato Avro. piccolo così, nero, pancio, pancio. Era bellissimo, pancio. Quando la vedeva, non sai, correva da lei, lei si fermava all'immobile così a farsi baciare. Vieni, dai, Una vuole saltare. baciona. Che Caro, vieni qua, lui è dolce. maschio, salta. No, sei un rompiscatole, mi vuole saltare, Però ma sono vuole. simpatici. Lui dove dorme? No, lui dorme nella cuccetta Sua. accanto al mio letto, mentre Accanto al Clary ha tuo letto. dormito 17 anni con la sua copertina sul mio letto. Sul tuo letto che Clary, poi non si può 17 anni. muovere. No, no, lei era perfetta, era un letto matrimoniale, io non avendo compagni, ma solo la Perfetto. cagnolina. Andava Era benissimo così. meravigliosamente comodo, così il letto era tutto per me, lei era piccola piccola. E quindi lei ha sempre dormito lì. Invece lui no, si è abituato nella sua cuccetta e meglio così perché lui è più pesante, più Meglio. grosso. A me l'hanno viziato quando sono stata nella casa del grande fratello Emanuele. Ah, Allora, adesso. perché è certo, perché me l'ha tenuta Emanuele e Emanuele è pazzo di lei, la faceva dormire appiccicato a lui e capirai, quando sono venuta a casa non vuole stare più, mi fai dispetti. No. Allora gli metto la cuccia, non sai cosa mi ha fatto proprio ieri, cosa mi ha fatto?
un po' di pipì per dispetto, come per dire bagnato non ci posso andare. Fa schifo. Eccolo Capito? Manuele, però non è il Non tuo vuole. Emanuele. Ele, la mia bionda preferita. Lele. Emanuele, noi bisogna che ci vediamo presto perché qua è un delirio. Il mio Vediamo qua. hairstylist, un artista. Oh mamma mia, Però guarda vedi Emanuele veramente. che ancora dura, un po' regge, no? Guarda quanto. Siete Siamo troppo tutti così. Ieri gli ho forti. visto fare un Ciao. tutorial ad Alberto Matano per tagliarsi i capelli. Ah Da solo, sì. Matano, sì. E credo che fosse Emanuele che gli ha fatto il tutorial. Beh, Ah, siamo tutti dicono messi vita così, diretta eh. con Paolo. Mi manchi Chi è anche tu, Paolo Manu. dietro Ci la... manca Guardati sta tutto, ci foto. manca la vita. Oggi l'ho detto a Barbara, Andrea, io ciao odio Andrea. ballare, voglio ballare, figurati. Voglio tornare alla vita, vogliamo tornare alla vita, sì. Mamma mia, veramente, sì, non Ah. ci si può più. Uno non Poi fa non che capisco pensare, perché no? dobbiamo avere il distanziamento sociale se abbiamo la mascherina. Spiegami, ma se c'è la mascherina FP2, perché dobbiamo stare a un metro, che poi è ridicolo, perché a un metro senti persino l'odore della bocca delle persone, Sì, cioè appunto, non è si può. vicinissimo. Perché il distanziamento? La mascherina, quella vera professionale FP2, a quel punto uno può mangiare, Mamma mia, andare a però ballare, puoi non uscire con mangiare, puoi quello. andare al cinema, puoi andare a ballare, basta che a Lo mangiare. dici? Scusa, ma qual è la differenza? Cioè, il Tu dici virus, se si potrà andare anche al emettendolo, cinema? non lo faranno perché non riflettono su questa cosa. No. Continuano a dire le 4D distanziamento. Ma perché il distanziamento se c'è la mascherina? Non capisco. Non capisco. Pensaci. Quando si potrà prendersi per mano, baciarsi, Non dire queste cose per gli altri. Perché abbracciarsi? mi dicono Ele non dire queste cose? Di che cosa? Del distanziamento? Che Non non posso avere lo dei dubbi, che qui si finisce in tribunale. Cioè, no. uno non può avere delle idee. Non capisco perché la mascherina, secondo me, costituisce il vero filtro protettivo in entrata e in uscita. Quindi non credo che traspiri dalla pelle, per cui devi stare lontano. Tutto qua. C'è No, no, è attraverso gli occhi, il naso, la bocca. Ma qualcuno che vuole sposarsi con te. E quel pintosse e com'è? gli starnuti, ecco perché. Ma con la mascherina, certo, sto parlando di persone con la mascherina. Beh, insomma, Mamma comunque. mia. Che Chissà perché. brutto così, vabbè. Adesso le prossime dirette, poi non... però almeno si fanno le dirette, se no le dirette magari non si fanno, però si fanno insieme Ma le no, un dirette. sacco di cose. Invece questo periodo, che naturalmente però auspichiamo che possa terminare, perché comincia a diventare oneroso, anche terribilmente oneroso, per tutti quelli che non hanno, per Sì, esempio, il per tutti, che posto non si può fisso. lavorare, ma che Rita, sta ma tutte le scherzando? categorie, c'è tutta la categoria, per esempio, dello Terrificante. spettacolo, ma non solo. Tutte le No, persone che non certo, hanno non si può lavorato girare su. niente, non si fanno film, non si fanno No, e fiction. questo è nello spettacolo, ma pensa a tutti i Ma anche i lavoratori dello spettacolo, negozi, io ad i esempio con dei teatri. negozi Io penso a tutti quelli Miami. del teatro che si fanno una fatica, Teatro, pensa che io i ero tecnici, impazzita. È capisci? impazzito, ho detto io, sai cosa voglio fare? Voglio fare una cosa a teatro comica, divertente. Sai cosa Voglio volevo far fare? ridere, proprio il momento giusto per fare teatro. Io volevo fare ricche e famose. Ti ricordi il film con Candice Bergen e Sì, Jacqueline Bisset? È pazzesca, è Rich and Famous, che è questa storia certo. parallela di due amiche. E per molto tempo ho Bello. cercato di montarlo. Che Mi sarebbe piaciuto farlo bello. con un'attrice che stimo immensamente, che è Giuliana Desio, che la trovo di una Ah, bravura. sì, brava. Giuliana è di una bravura, è un piacere proprio. Sì, Mi piacerebbe un anche giorno lei è lavorare bravissima. con lei. Sì. Eh Bravissima, sì, mia madre mi parlava oggi di lei perché l'ha vista in televisione che raccontava la sua avventura, beh, ma appunto lei ha povera avuto mia. il, sì, terrificante, è stata lo Povera mia. Spallanzani, quindi mia mamma Tesoro, 2 mi settimane. raccontava proprio al telefono, ha detto è rimasta scioccata dai racconti, Ma eccetera, poi ha eccetera. scritto quel post quando è uscita 2 settimane da sola, perché è inevitabile, sei da sola, Mamma mia, devi nonostante il essere da co sola. conforto degli infermieri, dei medici, che gli italiani siamo talmente umani che sono certa. Del resto, in occasione diversa, mi ricordo quando il mio adorato papà se n'è andato in un piccolo ospedale del Viterbese. L'amore, ancora oggi voglio ringraziarmi. L'infermiera, che infermiera era un ragazzo, la dottoressa, un affetto, un'umanità. Supplivano con tutto quello a magari certe carenze, come dire, di modernità nell'ambiente. Pensa che è difficile fare quel mestiere, quanto deve essere bello. Pensa che io ho fatto 3 anni di medicina, lo sai? Bra, Studiavo dai. per diventare una dottoressa. E sei stata promossa degli Ah, esami? guarda, sì, guarda cosa ti hanno scritto, che vogliono una diretta tra te e Clizia, Lo con te so, sono Clizia. 2 o 3 giorni, ma adesso.
E anche Lo dobbiamo un'attrice, prima o poi Rita. fare. Eleonora, Sì, fai una diretta con qui sarebbe per carina anche Eleonora, a ci fai tre. salutare da Rita, ma lo Paolo. sai che io ho pure un appuntamento telefonico, ma che ore sono? Tipo fra 7 minuti. Mi sa che un pochino ci dobbiamo avviare, che Eleonora, dici? fai una diretta con Clizia, tutti, tutti, sì. Eleonora, dovresti fare una diretta con Clizia, vedi, No, ma Eleonora, io l'ho mi diverto, detto. se E ora Clizia ti faccio salutare d'accordo, la Paolo. facciamo. Già ho fatto quella grezza prima in diretta nazionale. Paolo! Ma quello dici che lo manderanno ai nuovi mostri tipo la Sandra Milo? Beh, Tu dici di sì. Paolo sì. dice Per di sì. Sai che io forza, mi se hai fatto vergogno, non così, sai come. beh, Adesso ho fa fatto Paolo! ridere. E nello studio del Viala d'Urso, tipo Bagheera nel libro della giungla, gli rimbombavano le orecchie. Che figura di merda, ragazzi! Sono veramente goffa, avete capito perché ho fatto le commedie? Quel giorno che Goffa, sei Verdone, alla simpatico, roulotte di diverso. Dalla, nella scena della roulotte di Dalla, talmente si era abituato a vedermi che io a me mi succede di tutto, voi non lo sapete, entro alle feste, Siamo cado, perdo conosciuti le pure con scarpe e volano Borotalco. nel salone le mie scarpe. Lui si inventa che io, mentre passo il filo spinato, mi si attacca la camicia. E resti impigliata perché lui mi diceva: tu sei goffa e buffa, per questo fai le commedie, è vero. Quindi, ragazzi, Sì. faccio Ma sempre ti ricordi fantozzate. Borotalco? Che mito. Sì. Mito, Borotalco. Borotalco è un'autentica, profonda soddisfazione della mia carriera. È Una delle sicuramente il più punto più belle importante. commedie, una delle più belle Eh commedie. sì, Ce la vediamo una volta non lo sa. insieme? Ce la vediamo una Ma volta ecco, insieme? allora vengo io da te e poi tu una volta verrai da me. Però Sì. vengo prima io da te perché voglio. Ah, non sarà la stessa casa. Stavo con l'idea di Chavarro e di quello schermo. No, ma è la stessa casa, però è E il soprattutto palazzo è uguale. quello. Sì, E sono venuta sempre. lì anche al tuo matrimonio. Sì, C'erano tutti i me lo tuoi. ricordo, che Il tuo bello, papà, alto più di te, sì. Sì. 2 metri, tua Che mamma altissima. Io ho dolce. detto: io mai volevo stare accanto a Rita, ve lo dico Ma perché Rita mi sovrastava non sempre è la vero testa. che sei Ma alta, ti adesso dico sembra il che sei massimo di piccola. questo e così ci lasciamo e ti faccio ridere. Mi invita a Versace alla sfilata a Parigi. Gianni, eh? Ok. C'era Madonna, Charlotte Rampling, cioè, ok. Il Allora, mondo. e io vado, che io avevo, anche lei non c'è più, una cognata mitologica, gente di fotografi super che lavorava a Parigi, la sua agenzia. E quindi andiamo insieme. Poi finita la cosa, era al Ritz, all'Hotel Ritz. Tutto, Andiamo un attimo al bar del Ritz, dove c'è Valentino, chiunque. chiunque, E tutti a a un lui. certo punto cominciano a entrare Naomi Campbell, Eva Herzigova, era l'epoca di quelle lì, dimmi Elle qualche altro, Macpherson, Elle Mackers, erano tutte loro, Claudia tutte, Schiffer, Claudia Schiffer, bravo, io tutte e mia cognata insieme così, pure, così. e brava. E allora Valentino e tutti dicono: ok, andiamo, che dovevamo andare in un locale. Tutti si alzano, io vedo tutti nani con queste Coppe batuste. giganti, E quindi gigantesche. Carla, mia cognata, mi continuava a dire: Eleonora, andiamo. Io, attaccata alla sedia così, facevo: Aspetta un vai attimo. tu, dicevo, vai tu, Ecco, vengo adesso io dopo. arrivo. Stavano tutte in piedi intorno a noi. Quante E l'ultima delle altissime, questa è lontana nel erano tempo, belle ti però. ricordi Verushka? Eversigova, ti ricordi che belle tutte? Più ancora, tu Verushka non Sì. sai chi è Verusca, quella. beh, so chi è perché era una delle più Ok, famose, siamo nei primi anni 70, magrissima. era un Sì, emblema ho visto delle mondiale. copertine di Siamo periodi. Vogue No, dopo. Così. era il massimo dell'immaginario della bionda, Ah, capelli sì. lunghi. E lei viene al bar Euclide, noi tutti i ragazzini, e io improvvisamente ti impazza di lei, la seguo e vado al banco dove era lei, e per guardarla devo fare così. Hai capito? Hai capito? Quel giorno è stato il mio marchio. Ho detto: da allora, vicino a queste vatusse, mai più. E quindi mai più, mi tengo Rimango la mia seduta. normotipo. Insomma, avrai capito che mi sarebbe piaciuto essere. Io sono 1,66, Bellissima. maledetti. Avrei voluto 4 centimetri e non avrei mai portato i tacchi. Pensa, perché adoro camminare col flat, trovo chic, a me mi funziona bene. Però ho Anche capito, però come allora adesso tu ti metti un bel 12 e sei già un 80. lo so, però questo 12 io spesso capitombolo, casco. Ma non è Io solo per ho alzarsi. E un poi ti cavaliere risiedi. adorabile che mi fa da chaperon, e però ha 25 anni meno di me ed è il mio migliore amico, bellissimo ragazzo e tutto. Ogni volta ride perché o casco all'ingresso. A casa di Nancy Brilli sono caduta nella aiola
le scarpe sono Guarda, volate nell'altra stanza. Lui è dovuto andare a recuperare le mie scarpe. No, nella ma per aiuola. fortuna che c'è lui, che Sì, ti ma soccorre. alla fine per fortuna che ci sono donne che si prendono in giro, dai È Rita. vero, È dai, vero meno male. o no? Abbiamo voglia di Sì. ridere, di Sì. divertirci, dai. Cara Antonella. Allora, salutiamo tutte le nostre fan, Sì, tutte le nostre amiche che ci hanno ragazze, grazie di seguito, essere stati con noi. Grazie. tutti i nostri A un fan certo club, i fan punto club di sono Clizia, stati di anche. Paolo, di tutti. E Sì, e comunque ci rivedremo poi. con Rita e ci rivedremo probabilmente anche Sì. con Clizia. Intanto in questi giorni possiamo E con replicare. Paolo. Certo, Potresti fare una diretta certo. tu e Sarebbe. Paolo, da una stanza all'altra, capito? Eh sì, anche perché poi fai così, fai Cari, pratica. ah, divertente. Sai che questo è Questa è divertentissimo. bella, vedi? E certo, tu Questa ti mi metti da una piace. parte, lui si mette da un'altra, questa Questa ti mi piace, piace vedi? un sacco. Tac. Questa parte per prima. Ok. Rita, sto pensando, ma tu dici che Oh. diventa come Sandra Ciro? Quella roba lì. Adesso Paolo! sì, Ma dimmi la tua esperienza. Paolo! Dici che sempre me la mandano tipo, ripeto, Ciro di Sandra Milo. Tu eri piccola, ma te lo ricordi? Ciro, Beh, però l'hanno Ciro! mandata Ciro, Ma per lo metteranno 20 anni l'hanno. Paolo. Io Eh no, faccio per Paolo! 20 anni magari non la metteranno, però sì, dipende come l'hai detto sicuramente. Adesso starei con questo incubo ad aspettare. No, io non lo guarderò perché No. mi innervosiscono queste cose. Sai che io faccio off? Io quando ho le angosce, oramai, dopo Tanto 47 lo anni, ho verrai a sapere perché te lo tesoro. scrivono. Quante notti non abbiamo dormito per l'ansia della stampa il giorno dopo? Era terribile, non c'erano i Sì, social, mamma mia, ma che stai non ti scherzando? difendevi più. No, Oramai sono più di no. 10 anni che io faccio passare l'onda, me ne frego, anche quando Ah, che sbaglio, bello. chiudo i social, dico no, non posso, chiudo Arrivederci, tutto, grazie. sì, perché ho sbagliato e vabbè, mi ammazzerò, Vabbè, però meglio. sbagliamo tutti. È anche Esatto, capito? divertente, ti Ma fa più certo, simpatica, dai. delle volte la È gente poi non ha divertente così, sei vera, misericordia. tutte le persone vere sono così. Certo, ma certo. Beh. Mi ci mancava questa. Lo Amore, sapremo, ti lo voglio sapremo. bene, noi ci Anch'io ti sentiamo voglio tanto bene. prestissimo Un e bacio, anche con sì. la nostra Cli, che è Con il la nostra nostro Clizia e con il nostro go-between. Paoletto. Esatto, un bacio enorme, Cli. E un bacio Ciao. a tutti voi, a tutti voi Ma ragazze, tutti, tutti, ragazzi. tutti, 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 Grazie di belli e essere brutti. stati con noi. Ciao, 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 amore. ciao, ciao. Live. Allora, vediamo di salvare 57 and are you sure you want to end your live video?